Prima del 3000 a.C., i Sumeri inventarono un sistema di scrittura detto cuneiforme, con segni a forma di cuneo. La forma dei segni dipende dallo strumento e dal materiale su cui vengono incisi. Gli scribi sumeri usavano infatti uno stilo di canna tagliato a becco che imprimeva sulle tavolette d'argilla segni che sembravano cunei. La forma più antica della scrittura sumera è quella pittografica. Il segno raffigura l'oggetto, come in questa tavoletta ritrovata a Uruk, in Iraq e risalente al 4 millennio a.C. La mano indica il proprietario. Abbiamo poi raffigurati alcuni attrezzi agricoli, un sacco di orzo e le piante. Più avanti, nella seconda metà del 3° millennio, la scrittura divenne gradualmente ideografica. I segni erano cioè una rappresentazione stilizzata di oggetti e concetti astratti, come in questo esempio. Si tratta di un disegno molto stilizzato, cioè ridotto ai caratteri essenziali, che rappresenta una figura umana e una ciotola. L'idea raffigurata è quella dell'azione del mangiare. Con il tempo l'immagine diventa ancora più stilizzata, assumendo intorno al 700 a.C. questa forma. Il segno stilizzato non rappresentava soltanto l'azione del mangiare, ma anche la sillaba Q. Quindi, in una fase successiva, la scrittura ideografica divenne anche fonetica, vale a dire che il segno stilizzato poteva indicare anche il suono di una sillaba. Così, combinando più segni, si potevano ottenere le parole come nell'esempio. Al segno che indicava terra venne associato il suono sillabico chi, a quello usato per acqua il suono a. Sfruttando la combinazione dei segni si potevano formare nuove parole. Per esempio, l'associazione chi a esprimeva il significato di riva, costa, alla lettera la terra bagnata dall'acqua.